Cordiale buon pomeriggio e benvenuti a questa edizione del nostro TG6. In merito alla questione riguardante i lavori di messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25 si aspetta lo sblocco dei fondi da parte del governo dopo l'emendamento che salvaguarda i finanziamenti del Masterplan. Sulla vicenda del mancato contributo al Teatro Marruccino, in mattinata il presidente è andato a Chieti per rassicurare rispetto al versamento dei 300.000 euro che spettano alla deputazione e che dovrebbero consentire l'avvio della stagione lirica. Il servizio di Paolo Renzetti. Risolto questo problema, adesso abbiamo la copertura finanziaria ben chiara, stabilita dalla legge, adesso diciamo è in via di conversione, bisogna completare l'iter, intendiamoci, intanto è stato modificato diciamo, il decreto, adesso la conversione credo che verrà votata in questa settimana alla Camera, poi passerà al Senato, dopo è legge, quindi i soldi ci sono, si è individuato dove stanno questi soldi e quindi a questo punto io credo che tutto sta nell'interlocuzione diretta tra il proprietario dell'autostrada che è lo Stato e il gestore, perché il gestore possa immediatamente partire con le opere di messa in sicurezza, di cui c'è grandissimo necessità e bisogno. Per quanto riguarda invece la questione del Teatro Marruccino, ci sono novità, perché lei qualche settimana fa aveva detto che i soldi erano disponibili per il Marruccino, però ad oggi da Chieti dicono che i soldi non sono arrivati. Io adesso sto recandomi esattamente al Teatro Marruccino ed esattamente nell'arco di tempo che mi ero impegnato a utilizzare, perché non è che i soldi si danno così, sono soldi pubblici, quindi si danno attraverso procedure. La procedura è stata eseguita come avevamo detto, è stato aperto un bando a cui hanno partecipato i comuni, parecchi comuni, tra i quali anche il Comune di Chieti. Noi abbiamo fatto una selezione tra questi progetti, tra i progetti selezionati c'è l'intervento sul bicentenario del Marruccino, sono 300.000 euro, io sto recandomi al Teatro Marruccino con la delibera in bocca, così gliela faccio vedere, la delibera verrà pubblicata domani sul bollettino e la determina che libera i soldi parte da venerdì. Naturalmente era urgente e me ne sono reso assolutamente conto e per questo mi sono attivato con una procedura che è stata rispettosa delle leggi ma anche molto rapida, perché nel frattempo il Teatro Marruccino ha in corso una serie di operazioni, in particolare quelle che lo legano allo sferisterio di Macerata, che è una cosa molto importante, e quindi era giusto fare questa anticipazione, la facciamo, oggi è eseguita. Cronaca adesso per parlare di una doppia rapina. La prima fulminea con scarso bottino intorno alle 10.45 di oggi alla BCC Sangro Teatina, filiale di Piazzano da Tessa. Ad agire tre banditi coi volti coperti con sciarpe e cappelli, riferiscono i testimoni, e armati di una pistola in pugno. I soldi contenuti in una delle casse sono stati messi in alcune buste prima di fuggire a bordo di una Fiat Uno di colore verde, rinvenuta poi in un parcheggio poco distante dalla filiale. Dalle prime informazioni i rapinatori avevano accento italiano. Durante la rapina i malviventi hanno rinchiuso alcuni clienti presenti in quel momento in banca in una stanza. Cliente e personale sono stati soccorsi dai medici. Quattro persone hanno accusato malori. Sul colpo indagano i carabinieri della compagnia di Atessa, coordinati dal capitano Marco Ruffini. E poco dopo, intorno alle 11 invece, c'è stato un altro colpo ai danni della filiale Biper di via Tobruk a Vasto, a distanza di pochi mesi, oggetto di una nuova rapina. I due rapinatori erano armati di taglierini. Al momento del colpo in banca c'erano una decina di dipendenti e quattro clienti, tra i quali un'anziana che ha accusato un malore. La fuga è poi avvenuta a bordo di una Fiat Punto di colore nero. Per aiutare le forze dell'ordine nelle ricerche dei rapinatori è stato mobilitato un elicottero della polizia di Pescara. È probabile che un terzo complice fosse in attesa nell'automobile. Le modalità della rapina sono simili a quelle del marzo scorso, indagano gli agenti del commissariato di Vasto. Ancora cronaca, ma ci spostiamo all'Aquila. Evade dai domiciliari, ma la polizia lo nota allontanarsi da casa con un moldavo e lo arresta di nuovo. Denunciato anche il cittadino moldavo, trovato in possesso, peraltro, di un coltello. Il servizio di Daniela Rosone. Un 45enne aquilano è stato arrestato dalla polizia, era evaso dai domiciliari, è stato denunciato anche un cittadino moldavo per porto abusivo d'arma nella stessa circostanza.
La polizia ha notato, nel pomeriggio di ieri, l'uomo allontanarsi dalla propria abitazione in compagnia di un moldavo, anch'egli con precedenti. Ad operare il personale della squadra mobile, sezione criminalità diffusa e straniera, che ha tratto in arresto nella flagranza di reato l'aquilano. Il personale di polizia era impegnato nelle attività di prevenzione e contrasto dei reati di criminalità diffusa. Ha notato l'uomo, che è sottoposto attualmente ai domiciliari per reati in materia di sostanze stupefacenti, lontano dalla propria abitazione, in compagnia di un cittadino moldavo. I due sono stati condotti negli uffici per altri accertamenti. Al termine di questi, su disposizione dell'autorità giudiziaria, il 45enne è stato nuovamente sottoposto ai domiciliari e riportato nella sua casa in attesa del rito di convalida dell'arresto e delle altre determinazioni, mentre il moldavo, che è un 32enne, è stato trovato in possesso di un coltello all'atto del controllo ed è stato denunciato per porto abusivo d'arma. Cambiamo argomento adesso. Sanità abruzzese promossa dal Ministero per quanto riguarda i livelli essenziali di assistenza. Ancora da lavorare per ridurre invece le liste di attesa. Assessore Paolucci, il Ministero promuove la Regione Abruzzo sul fronte sanitario per quanto riguarda i LEA, i livelli essenziali di assistenza. Beh sì, è un grande risultato intanto perché abbiamo raggiunto davvero un punteggio molto molto alto, perché vi è stata una costante crescita in questa legislatura, con questo governo regionale, e perché all'atto dell'insediamento di questa avventura abbiamo voluto definire quelli che erano le priorità, sapendo che rimangono e permangono alcune criticità, ma che su queste priorità però sono stati fatti dei significativi passi in avanti. E vorrei anche ricordarlo, parliamo dell'allarme target, quindi della rete dei 118, dell'arrivo in caso di emergenza e di patologie salvavita in tempo, degli screening oncologici, delle fratture di femore che avevano risultati entro le 48 ore molto bassi, e questo comprometteva davvero la salute delle persone, in questo caso più anziane. Pensate che se non si interviene entro le 48 ore le complicanze e addirittura i decessi rappresentano un tasso molto alto. Ecco, su questi fattori siamo intervenuti con forza e ci viene riconosciuto oggi anche dal governo di un altro segno politico, appunto Lega e 5 Stelle, quindi abbiamo fatto un lavoro oggettivo. Per quanto riguarda invece le liste di attese, c'è ancora del lavoro da fare? C'è un grande lavoro di riorganizzazione, di investimento di risorse umane, ci sono altre criticità che permangono, bisogna ancora migliorare anche rispetto ai profili della prevenzione. Abbiamo fatto tanto per esempio anche sulle vaccinazioni, è una delle regioni che attesta uno dei dati migliori in questo paese, però con 4 anni e mezzo di lavoro bisogna dire che l'Abruzzo ha concluso un'esperienza commissariale, ma soprattutto è avanzata su tutte queste importanti priorità e oggi è pronta a recepire e a raccogliere nuove sfide, comprese quelle dei tempi d'attesa. E bisogna scegliere quando ci si insedia, e credo che scegliere la priorità degli interventi oncologici, salvavita, i femori, l'ictus, l'infarto, la rete dei 118, oggettivamente sia stata la migliore e la più giusta delle priorità da affrontare. E ovviamente prima delle attese, secondo me, assolutamente 4 anni fa c'era l'emergenza di aggredire tutto ciò che salva la vita innanzitutto. Ci spostiamo a Penne adesso, ancora poca chiarezza sulle sorti del centro riabilitativo Paolo VI. Infatti la luce che si intravedeva nei mesi scorsi, dopo i tanti tavoli tecnici svolti in regione insieme all'ambito vestino, con le successive promesse ricevute, stanno diventando sempre più delle ombre. E con la data del 31 dicembre anche i pochi ragazzi che adesso ricevono soltanto cure riabilitative saranno costretti a rimanere a casa. Nei giorni scorsi l'associazione Abbattiamo le Barriere Onlus ha cercato di trovare dialogo ancora una volta con i vertici regionali, senza però avere risposta sulla situazione che si sta delineando. Sentiamo il presidente dell'associazione, Maria Marzoli, Vestina News. Maria Marzoli è il presidente dell'associazione Abbattiamo le Barriere Onlus. Mesi fa sembrava ci fosse stato un rasseneramento per quanto riguarda il Paolo VI di Penne, invece che cosa sta succedendo? Pare che si sia arrivati ancora una volta a toccare il fondo di questa situazione. Sì, siamo arrivati di nuovo a una situazione di precarietà per i ragazzi che hanno bisogno di un'assistenza diurna, e quindi parliamo di ragazzi comunque che hanno problematiche importanti e un bisogno di grande assistenza
assistenza da parte dei genitori e da parte degli operatori del Paolo VI. Avevamo chiesto in un tavolo svolto precedentemente di avere meglio sicurezza e certezze per un trattamento che potesse andare oltre un trattamento di pochi mesi, ma volevamo qualcosa assolutamente di definitivo, anche perché parliamo di patologie gravi che purtroppo non hanno una risoluzione a breve termine, ma purtroppo nonostante noi abbiamo premuto, abbiamo spinto su varie strutture e persone che potevano aiutarci, non abbiamo avuto risposta e quindi chiediamo ulteriormente alle persone preposte, a quelle che ci possono davvero aiutare, di poter pensare un po' ai ragazzi e alla loro situazione precaria. Secondo voi ci sono i presupposti perché avvenga questo? Sicuramente sì, noi stiamo lottando per questo, vorremmo un pochino più di collaborazione dagli enti che ne sono preposti e cerchiamo appunto una collaborazione maggiore. Sicuramente questo potrebbe rasserenare le famiglie, i ragazzi che sono comunque inseriti in un istituto che offre a loro molte opportunità sia a livello riabilitativo che sociale. La Regione ha presentato la riqualificazione del complesso ex FEA di Pescara, un progetto che prevede una nuova piazza, uno spazio pubblico dove sarà possibile presentare prodotti culinari insieme ad eventi artistici, concerti, spettacoli, cinema e dove la passeggiata sul mare porta direttamente nell'area arte alimenti. Il vecchio magazzino ferroviario diventerà dunque una sorta di cooking class dove si realizza un vero e proprio laboratorio di cucina con corsi e attività diversificate all'utenza. Prevista anche una sede di co-working. Vediamo. Grosse novità per la riqualificazione dell'ex FEA di Pescara, se ne è parlato questa mattina in conferenza stampa. Rinasce uno dei simboli del capoluogo adriatico. Intanto rinasce l'ex stazione ferroviaria di collegamento tra Penne e Pescara, che non era più funzionante dal 1963. Quanti anni sono passati? Nel frattempo, nel 2008, io assessore ho trasformato parte utilizzabile di quell'area in parcheggio a servizio naturalmente dei balneatori e dei balneari della città di Pescara e poi piano piano i residenti ci hanno chiesto di far vivere quel parcheggio anche durante la stagione invernale. Oggi quella struttura viene completamente riqualificata grazie a questo avviso che è stato vinto da questa associazione di imprese di Reggio Emilia, che comporterà un loro lavoro per circa un anno e mezzo, un investimento di circa 3 milioni e mezzo, 4 milioni, che consentirà di gestire per 49 anni quest'area, in cui la stazione FEA, cioè il simbolo, rimarrà naturalmente così com'è, a testimonianza anche storica di questo edificio. Ci sarà una struttura per il co-working, quindi per lo scambio di buone pratiche in materia culturale e alimentare, e poi ci sarà la valorizzazione dei prodotti abruzzesi e italiani. Rimane il parcheggio che sarà in sopraelevata, più o meno lo stesso numero di parcheggi, ma soprattutto nasce una grande piazza tra Via Foscolo e Lungomare. La Fondazione Carispac si candida per gestire l'auditorium di Renzo Piano e sono in corso trattative con il comune dell'Aquila. L'intervista al presidente. Vediamo. Tecnicamente abbiamo valutato con gli uffici e con il nostro segretario Davide Gnagnemma tutte le opportunità di carattere tecnico, giuridico, burocratico per la gestione di questo spazio. I bandi che sono stati fatti in precedenza sono bandi che sono andati deserti e quindi il Comune naturalmente cerca chi possa tenere in funzione la struttura facendone nella manutenzione e curandone complessivamente l'esistenza. Su questo in linea di principio siamo assolutamente d'accordo per quanto riguarda il Comune. Nelle prossime ore proprio, visto che siamo rientrati, che ce l'abbiamo qui a portata di mano, verificheremo quali sono gli adempimenti, i protocolli o che quant'altro che ci consentano di a pieno titolo poterne fare la gestione. Poi faremo un quadro economico, cercheremo di capire che cosa significa, agevolando certamente la presenza di chi lo vorrà utilizzare.
Qual è l'obiettivo che ha la Fondazione Carispac per rilevare questa struttura? Che cosa diventerà? Ma diventerà quello che doveva essere, che in qualche misura lo è già stata, cioè una struttura capace di ospitare eventi musicali, eventi di recitativi, ma anche cinema, ma anche convegni, però con una regolamentazione. Al via la terza edizione di Star Bene 2018, due giornate dedicate al benessere che si svolgeranno all'Università di Teramo il 27 e 28 ottobre prossimi. All'evento parteciperanno 42 associazioni del territorio che daranno vita a incontri, laboratori, esposizioni e degustazioni contadine. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Al via la terza edizione delle giornate del benessere Star Bene all'interno del campus dell'Università di Teramo con la partecipazione di 42 partner. L'evento è promosso dall'Associazione Psiche insieme al Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Teramo e all'Università di Teramo e si avvale del patrocinio del Comune, dell'ASL e della provincia di Teramo. L'intento è quello di avvicinare la cittadinanza alla consapevolezza che la cura di sé e dell'ambiente circostante sono presupposti indispensabili per il benessere comune e che proprio per tale motivo le scelte di ogni individuo comportano conseguenze che possono fare la differenza. Quanto è importante star bene? Noi pensiamo che sia fondamentale, pensiamo soprattutto che se si è consapevoli del proprio benessere e di come mantenerlo questo benessere, di come prendersene cura personalmente con responsabilità, si possono prevenire tanti malesseri che non sono solo a livello di salute personale, ma sono anche della salute sociale e della salute ambientale. E quindi noi abbiamo scelto anche questo acronimo perché STAR è un acronimo che significa salute, terra, alimentazione e relazioni, proprio perché pensiamo che nel benessere siano coinvolte tutte queste tematiche, non si possa separare l'una dall'altra. Quest'anno lo slogan della terza edizione delle giornate del benessere è "Ricomincio da noi, persona e territorio sono un valore". Persone e territorio sono un valore per il Centro Servizi per il Volontariato di Teramo? Beh, sì, certamente sì, perché sono il luogo in cui operano le nostre associazioni che oggi con questa presentazione della terza edizione di Star Bene dimostrano una loro presenza sul territorio, un loro protagonismo positivo, dove affermano una capacità non solo di operare e quant'altro nei loro singoli settori, ma di lavorare insieme. L'apertura dell'Università di Teramo all'associazionismo e alle iniziative del territorio è sempre stata molto ampia e lo sarà per quanto mi riguarda ancora di più. Insomma, sarà mia cura nel prossimo mandato proprio approfondire questi argomenti. Poi stiamo parlando di benessere, stiamo parlando di sostenibilità, stiamo parlando di alimentazione per fasce di consumatori diversificati, con particolare attenzione ai bambini, quindi sono nostri argomenti sia di formazione sia di ricerca. A Pescara, nel polo fieristico del Marina, weekend dedicato alla mobilità sostenibile, all'ecoturismo e all'ecologia ambientale con l'Expo Ecomob 2018. Vediamo. 40 espositori, molte curiosità, un'area meeting assolutamente di primo livello. Si parlerà delle nostre piste ciclabili, si parlerà ad esempio, ci sarà un focus sulla Via Verde Costa dei Trabocchi, dove tutti gli attori insomma ci racconteranno lo stato dell'arte, quindi come proseguiranno i lavori e quando finalmente potremo usufruire di questa pista. E insomma ci prefiggiamo l'obiettivo di una prima edizione che possa diventare grande nelle edizioni successive. Assessore, si parla di mobilità sostenibile, Ecomob 2018, questo appuntamento del Marina di Pescara, anche il turismo è interessato ad una mobilità sostenibile nella nostra regione? Un momento importante, l'Abruzzo si sta contraddistinguendo proprio sulla forma del turismo ecosostenibile. La cosa più importante che a me sta sempre tanto a cuore è la possibilità di avere un turismo accessibile per anche i diversamente abili o per le persone più in là con l'età, le persone che magari
e quindi ci sono mezzi oggi elettrici che possono andare nei parchi, che possono andare nelle aree protette, insomma, senza inquinare, senza creare danni. Nel corso di Ecomob 2018 ci sarà anche un riconoscimento particolare che verrà consegnato al Marina di Pescara. Di cosa si tratta? Ma il Marina di Pescara, come altri porti italiani, verrà insignito della Stella Blu del Mediterraneo, un riconoscimento che viene assegnato ai porti che si distinguono per la sostenibilità ambientale della loro gestione. In particolare COBAT, che è il consorzio obbligatorio per le batterie usate, riconosce la nostra attenzione nel trattare e conferire in maniera adeguata questo che è un rifiuto speciale e che, dove ci sono tante imbarcazioni, può generare problemi appunto di sostenibilità ambientale. E adesso apriamo la pagina di sport. Nuovo colpo di scena sul fronte format della Serie B. Il TAR del Lazio infatti ha accolto le istanze delle società ricorrenti che ambiscono al ripescaggio e ha sospeso la decisione del Tribunale federale in merito al format della Serie B a 19 squadre. In particolare il Tribunale amministrativo del Lazio ha rilevato, tra le altre cose, che la modifica ai campionati è stata assunta nell'ambito di una gestione commissariale. Il commissario non poteva prendere quel tipo di decisione e la riduzione dell'organico è stata decisa nel mese di agosto, a pochi giorni dall'inizio del campionato e senza acquisire il deliberato di altre leghe, le quali andavano coinvolte poiché tali decisioni si ripercuotono anche sugli altri campionati. In attesa delle prossime mosse di Federcalcio e Lega B, ora c'è il rischio concreto che tre squadre tra Ternana, Provercelli, Novara, Catania e Siena vengano riammesse in Serie B e che il calendario debba essere riformulato. Il provvedimento del TAR è subito esecutivo e per questo pomeriggio il neopresidente federale Gabriele Gravina ha convocato un summit d'urgenza con gli avvocati della federazione. Insomma, è una questione che purtroppo continua a protrarsi, ma noi ovviamente restiamo in Serie B per andare in casa del Pescara, seduta pomeridiana per il Delfino in vista della gara di sabato allo stadio Adriatico con il Cittadella. Recuperato l'esterno Mirko Antonucci, che sarà a disposizione del tecnico Pillon, il quale però potrebbe confermare la squadra che ha vinto le ultime due partite con il difensore Gravillon, che ha recuperato dalla virosi, e Campagnaro, che continua il suo percorso differenziato. Da valutare invece Macin, alle prese con un trauma distorsivo al ginocchio. Intanto il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, analizza l'ottimo momento dei biancoazzurri e fa anche un cenno ai problemi avuti con Zeman lo scorso anno. Lo ascoltiamo. Presidente Sebastiani, come si sta in testa alla classifica? Ma quando le cose vanno bene si sta sempre bene, adesso al di là di essere in testa o meno, se la squadra risponde bene è naturale che il clima è sereno e i tifosi sono contenti e quello che ci vuole è l'ingrediente giusto per far andare bene le cose nel mondo del calcio. Adesso tutti parlano del Pescara, però quest'estate c'era un po' di scetticismo anche da parte degli addetti ai lavori, dei commentatori nazionali su questa squadra. Ma certo, perché comunque sia il Pescara veniva da due stagioni non brillantissime, anzi direi negative, ed è chiaro che nessuno ti accredita. Io torno a dire, per me questa era una squadra forte anche lo scorso anno, purtroppo ho fatto un errore io personale di cui mi assumo tutta la responsabilità, perché l'arrivo di Zeman. No, una parte l'arrivo, ma probabilmente a un certo punto dovevo intervenire con più decisione prima, perché è evidente, lo dicono i fatti, che tutto quello che veniva sconfessato quest'anno, l'altro anno, quest'anno sta dando dei risultati. Quando voi scrivete sui giornali che la vecchia guardia sta facendo la differenza, delle due l'una: o erano dei coglioni l'anno scorso o sono diventati bravi quest'anno. Si parla ovviamente di queste prime 8 giornate, il Pescara in testa, siamo ancora all'inizio, però questi punti sono tanti punti considerando che c'è un campionato a 19 squadre, quindi un bottino superiore anche a quelli del Pescara di Zeman e di Oddo. Questo cosa significa? Significa che se continuiamo così ci avviciniamo nel più breve tempo possibile all'obiettivo che è importante, che è quello di mantenere la categoria. Poi si vedranno tutte le altre cose, perché in questo momento penso che
per società come il Pescara sia fondamentale mantenere una categoria importante come quella della Serie B. Poi se siamo bravi lo dirà il tempo, lo dirà il campo. Sabato c'è il Cittadella allo Stadio Adriatico. Una squadra molto attrezzata, è una squadra che da anni è sotto la stessa guida e quindi ha una continuità importante e soprattutto è una squadra che vive il calcio, questo mondo, senza grosse pressioni, che per questo mondo vi posso assicurare tanto. Scendiamo in Serie C, adesso bella sorpresa in casa Teramo, è il difensore Piacentini che da qualche settimana si è preso il posto da titolare, posto che sta confermando con ottime prestazioni e la fiducia di prima di Zichella e poi di Maurizi evidentemente era ben riposta. Lo ascoltiamo. No, non pensavo all'inizio di giocare subito, comunque stavo a giocare abbastanza, però adesso devo essere bravo a continuare e continuare a fare bene, sempre crescendo sempre di più. Sì, devo dire che mi sto trovando bene anche a tre. Non avevo mai giocato con questo modulo, però sto avendo risposte positive, anche i risultati parlano chiaro. E comunque deve essere un percorso di crescita, quindi spero di andare sempre migliorando e trovare continuità e giocare sempre di più. Il calcio è così, a volte vanno male le cose come era successo precedentemente, infatti abbiamo avuto risultati, abbiamo portato a casa risultati che volevamo con molti pareggi come a Rimini o anche a Imola. E invece adesso finalmente abbiamo trovato la vittoria e speriamo di vincere il più possibile. Comunque due partite di seguito e l'ambiente circostante è sereno, quindi lavori molto meglio e puoi ottenere risultati importanti. E per quanto riguarda la partita non so come l'affronteremo, sicuramente saremo aggressivi come abbiamo dimostrato di essere in queste ultime due partite, però del resto non so ancora. Oggi però per lo sport, giornata per il calcio, giornata importante perché scende in campo la Serie D con l'ottavo turno alle ore 15. Allora vediamo il programma che ci attende in questo pomeriggio di campionato. Avezzano, San Maurese, Campobasso, Savignanese, Castelfidardo, Francavilla, Cesena, Forlì, Giulianova, San Giustese, Montegiorgio, Sant'Arcangelo, Agnonese, Matelica, Pineto, Jesina, Notaresco, Isernia e Vastese, Recanatese. Questo è il programma di questo pomeriggio che ovviamente seguiremo insieme a partire dalle 14.50 con diretta stadio con Andrea Costantini e i collegamenti dai vari campi e che analizzeremo questa sera a partire dalle 19.30 con l'appuntamento consueto seppur spostato di mercoledì con l'Abruzzo del pallone. E cambiamo argomento adesso, parliamo di atletica, grande successo per la maratona di Pescara organizzata domenica scorsa dalla WISP Abruzzo Molise, oltre 2000 i partecipanti alla manifestazione podistica. Ascoltiamo l'organizzatore della corsa, Alberico Di Cecco. Ma è stata un po' tutto al cardiopalma, perché quando ci si organizza per una manifestazione del genere gli ultimi preparativi sono proprio densi. Diciamo che più di tensione proprio di emozione, perché viviamo un giorno per il quale abbiamo lavorato tutto l'anno. Al momento tutto fila liscio, abbiamo visto un podio veramente tinto di fantini, quindi ci fa anche piacere perché un po' di calampalinismo non guasta mai. Un Alessio Bisogno ottimo, secondo posto passo logico, speriamo si continui con questa buona sorte. Ci sai dare, tu a capo dell'organizzazione, un po' i numeri? Perché erano numeri importanti quelli attesi alla vigilia, sono stati confermati? Assolutamente sì, confermati. Non so se hai visto, abbiamo dovuto sdoppiare anche la passeggiata perché ci sono stati dei ritardi proprio per le tante iscrizioni che ci sono state. Circa 1200 gli iscritti solo alle competitive, circa 200 i bambini e saranno stati almeno 500 gli iscritti alla passeggiata, quindi abbiamo superato finalmente quota 2000 che era un po' l'obiettivo già da un paio d'anni. Questo era il nostro ultimo servizio, la prima edizione termina qui, però io vi ricordo tra
20 minuti, poco più, alle 14.50, diretta a stadio con Andrea Costantini, tutti i collegamenti dai campi dove giocano le abruzzesi di Serie D. Peraltro vi ricordo che tutti i nostri servizi sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito www.tv6.it. È tutto, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.